Salve, salve a tutti. Sono orgoglioso di guidare il Lione, una squadra che nel periodo 2000-2007 ha sempre vinto il campionato, ma negli ultimi anni non è mai arrivata prima in classifica. Però proprio questo è il mio obiettivo, riportare la squadra ai vertici di più di 15 anni fa. Sono sicuro che con i consigli dello staff, dei tifosi e dell'impegno dei giocatori si può davvero puntare in alto, come ad esempio una qualificazione in Champions League per iniziare. Data la mia precedente esperienza sulla panchina della Juve, state certi che questa squadra ritornerà a essere la migliore delle altre. Andiamo a vincere. Hola gamers, benvenuti in questo nuovo video, sono HandyGamer. Oggi siamo tornati su Football Manager per allenare un'altra squadra. Quale sarà questa squadra? Scopriamola adesso. Ebbene sì, la squadra che andremo ad allenare è l'Olympique Lyonnais, o Lione in italiano. Diciamo, ho scaricato l'aggiornamento dei trasferimenti, quindi non e ha aggiornato anche le regole. Quindi non siamo in nessuna competizione europea, normalmente il Lione era in Europa League. Ma infatti non ho posto nel... Ah no, ok, no, questo è per ordine alfabetico. Niente. Parteciperemo solo alla Ligue 1 e alla Coupe de France. Quindi, però non abbiamo ancora iniziato appieno la stagione, siamo ancora alle amichevoli. Questa è Art Attack. la nostra prossima squadra in amichevole. Ora vi faccio vedere le competizioni, le gare da disputare. Ho già fatto per conto mio l'amichevole contro lo Shanghai Shenhua, che solo per vedere un po' com'è la squadra con il nuovo assetto tattico, che è questo. Non userò il mio solito 4-2-3-1, ma ho voluto provare a usare il 4-3-3 larga, così avremo Lopez portiere. Fatemi vedere un attimo, deve essere in difesa, ok. Lopez portiere, Malo Gusto e Tagliafico terzini, Lucchebba e Boateng al centro della difesa, Tolisso regista che ci dirigerà un po' il centrocampo, Thiago Mendes mezzala, centrocampista di quantità, Kakere. Entrambe ali di attacco, Aouar e Tete, non so come si pronuncia, Matheus Cardoso, Lemos Martins e Alexandre Lacazette, attaccante che pressa. Non ho usato il centravanti perché questo può dare supporto anche in fase di pressing. Si è già formato il legame di intesa tra Mendes e Kakere e niente. Già pronto, è già l'ora della partita, quindi andiamo a giocarla. Ci siamo, è già iniziata la partita e c'è subito un'occasione per noi. Ma diciamo occasione, un momento saliente per noi. Un'occasione per noi, subito il gol. Com'è che si chiama? Vabbè, fa niente, se ne accontente. Ecco qua, già subito un infortunio. Oh, ma quanto devo... posso essere sfigato con questi infortuni, ma porco schifo. Voglio proprio sapere... Ecco, infortunio di un piede, voglio proprio sapere quanto rimarrà fuori. Bestia. Boateng ci ha provato sul calcio d'angolo. Però fuggì alla casetta con il pallone. Poteva tranquillamente tirare, però ha scelto la via più difficile, ma anche quella più stupida, perché era davanti alla porta, poteva tirare, non ha fatto. Oh, nello spogliatoio me lo mangio vivo. Ma raga, ma siamo contro lo Shanghai Port, mica con Real Madrid, che tra l'altro avevo come amichevole.
Se prendiamo gol dallo Shanghai Port, io ribalto la scrivania. Buona l'occasione, non fare cagate. Buona l'occasione, non fare cagate. Detto fatto. Punizione, il gol finalmente ha annullato. Guardate, oh, non sembra che stia dando reazioni quello che sto dicendo, non capisco perché. Vabbè, punizione battuta da Happy Hour, attiene in campo incredibilmente, salvataggio sulla linea. Le occasioni ce le stiamo avendo, però non le sfruttiamo. Questo è quello che mi fa girare le balle. No, di quanto è andato fuori. Pochissimo, un pelo. Perché? Vabbè. Mia, brivido. No, perché il pareggio all'ultimo minuto non vorrei che succedesse, quindi no. Mamma mia, mamma. Stiamo subendo, stiamo subendo tantissimo. Non so se vi rendete conto, ma chiudiamola all'ultimo minuto. Fatemi questo favore. No, 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 no. Incredibile. Mamma mia, che schifo. Che schifo. No, 3-4 settimane. No, no. E se ne va in prestito. Tra quanti giorni avremo l'Utrecht? Speriamo di fare bene. Mamma mia, oh. Che schifo sta partita. Mamma mia. Veramente orrenda, orrenda. Va bene il risultato, abbiamo vinto. Però la prestazione è stata quel che è. Pensavo meglio, sinceramente. C'è parecchio da lavorare su sta squadra, eh. Ok, il giorno della partita andiamo alla formazione. E questa è la nostra formazione iniziale. Ma che si è ripreso? Si è ripreso Ryan Cherky. Tanto meglio. Però stavolta non lo faccio giocare titolare. Va solo in panchino. Così nel caso, ma a parte che perché c'è tocco i cambi ala, ma se c'era War, mettiamo lui. Comunque questa è la nostra formazione contro l'Utrecht, facciamo bene, mi raccomando, se no vi picchio. È iniziata la partita subito con una punizione dell'Utrecht. Ok. Mamma mia. Che rischio. Subito. Si stanno già bastonando. E corri, madonna, mamma mia. Non corrono però i miei, cioè. Se non corrono, che colpa ne ho io? Comunque. Ok, gol, Thiago Mendes. Si sentono anche dei fischi da parte dello stadio, ma noi abbiamo segnato. Questa è una cosa buona, una cosa buona. Nostra occasione, abbiamo trovato un buon varco. Tete. È rimessa dal fondo, sì, perché poi alla fine aveva rimbalzato su Tete, appunto. Dai, su, madonna. Che lentezza. Buona l'occasione. La casette. Anche prima, l'aveva fatto. Anche prima. Poi ditemi se non mi devo incacchiare. Ho un cross. Attenzione, il gol finalmente. La casette. Almeno possiamo stare un po' più tranquilli. Ma perché c'è scritto Lopez ha battuto la rimessa laterale? Ma se era dal fondo?
Buono il passaggio. Cross lì in mezzo. No. Vabbè. Stiamo giocando meglio, forse. No. Cioè, la casetta in queste occasioni se le mangia sempre. Oh, questa partita è andata già meglio.